Saw you last night, but did it broad day. E siamo tornati qui su Radio Tilica, benvenuti, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, come state raga? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! Siamo qui su Radio Tilica e abbiamo come al solito un sacco di ospiti. E prima però di passare all'ospite speciale, nonché special guest, partirei dai classici che sono sempre qua a rompere il cazzo. Basta! Partiamo da Tanno, ciao Tanno, bella Tanno! Ciao raga. Ciao, salutaci almeno. Ciao mamma. Ciao Winston, bentornato. Buon pomeriggio a tutti raga. Buon ciao giorno. Lori. Bella per voi. E bella per Ricky Frescio. Ehi. Hey. Ok raga, allora stasera, è oggi pomeriggio più che stasera, siamo qui con un super ospite, un rapper della nostra zona, oserei dire nocetano, possiamo dirlo nocetano? Sì. Yes, e avete sentito qui con noi e con la voce Skandar, bella Skandar. Bella. Applausi. Come stai? Tutto bene, voi? Tutto bene. Dai, come procede la vita? Tutto a posto? Ma diciamo di sì. Mi concentro ultimamente solo sulla musica, ho fatto un mese di lavoro intero e ultimamente stiamo puntando a fare grandi cose. Guarda, ti dico, io ti ho visto e subito, come tutti sanno, ci siamo soltanto sentiti per telefono, è la prima volta che ci vediamo e subito mi dai l'idea di uno che parla poco ma agisce tanto, non lo so, mi sembra così. Diciamo che sin da bambino ho sempre avuto in testa le idee chiare. Ok. E ho sempre aspettato per arrivare a un obiettivo. Quindi okay. Soprattutto in questi mesi qua ho lasciato stare tutto e mi sono dedicato per raggiungere l'obiettivo. Poi vedrete tutto. Dai. Ci sono un sacco di news allora. Sì. E ragazzi, puoi dirci per favore di che annata sei? 2001. E qua siamo. Fai conto che io sono un 95. Lui, Tanno, è il più piccolino, forse, che è un 98. E tutti gli altri sono ragazzi del 96, giusto? Anche sì, te, Ricky. Sì, anche sì. Se Ricky non sembra, sono tutti ragazzi del 96. Quindi vedere giovani comunque che spingono e mandano roba è sempre un piacere. Grazie. Voi ragazzi, un parere così a freddo, senza magari conoscere troppo il ragazzo, cosa ne pensate? Voglio qualcuno che dica qualcosa a riguardo. Io ho sentito i pezzi, anche i pezzi con tuo fratello. Devo dire tra l'altro tuo fratello io lo conosco molto bene, ci siamo divertiti. Tutti lo conosciamo. Ai testimoni siamo divertiti parecchio. Grazie. No, ho sentito i pezzi, devo dire che non sono male. Grazie mille però. E io comunque credo che lui, nel senso, da quel che mi hai detto, questo ragazzo qua comunque non ha solo fatto video e adesso in questo periodo, perché comunque già prima tu hai fatto qualcosa di importante. Ce lo vuoi svelare subito o lo teniamo per sì, dopo? Sì, sono andato a Sanremo. Raga, trombette per Sanremo 2001, mica male. Poi non ci sei andato quest'anno, giusto? No, avevo 14-15 anni. Esatto. Quindi non male. Già solo l'esperienza è una bella cosa. Speranze. Ma lui ci ha portato degli artisti che secondo lui, cioè che in questo periodo ti stanno più, che stai ascoltando di più, no? Sì. E questi artisti, diciamo, perché hai scelto, diciamo, questo tipo di artisti? O perché secondo me in una scena, in questo caso in una scena trap in Italia per esempio, bisogna scegliere, o almeno per me bisogna ascoltare la musica che si differenzia da altre, nel senso, per salire uno deve avere qualcosa di suo, deve creare qualcosa. Okay. Perché la maggior parte dei cantanti, degli artisti, sono tutti copie. E quando vai a sentire, alla fine in ogni artista italiano vai a trovare qualcosa che è già stata fatta in America o in altri paesi prima. Questo... Sono d'accordo, sono completamente d'accordo con quello che dici. È incredibile, come dimmi, un ragazzino 2001 abbia già questa idea. Esatto, ma è un bene anche per la sì, musica in generale. Tanti ragazzini della sua età pensano, ok, la trap va, faccio la trap,
questo è già un pensiero avanti. Avremo modo di discuterne durante, diciamo, questa ora insieme a noi. E adesso proporrei il testo, che la canzone che ci ha proposto Skandar, che è Come No di Shiva, e ce l'andiamo ad ascoltare. Yeah. Shiva, come no, qui su Radio Tilica, sono le 16:24 e noi siamo in compagnia di Skandar. Ci ha proposto questa canzone e io volevo chiederti una cosa riguardo a Shiva, perché qua Shiva è molto goduto da questi ragazzi qua. Tu hai visto il Real Talk di Shiva? Sì, è spaccato. Spacca, fra, spacca, spacca. Infatti anch'io l'ho sentito e ci siamo divertiti molto, anche te Ricky, mi ricordo. Mamma mia. Fuori di testa. Il ragazzo è forte, eh? Il ragazzo è forte. Il miglior Real Talk. Di Milano Ovest, mi sa, tra l'altro. Vengo con furore da Milano Ovest. Yes, yes. E allora, ragazzi, io mi attingerei a guardare un po' la scaletta. Anzi, a proposito, ci presenti i ragazzi qua, anche i microfoni, se vogliono, se no... Vuoi dire con chi sei venuto qua, anche i microfoni di Radio Tilica? Beh, sono venuto... Non ci interessano i nomi, magari, capito? Ci hanno gabbo le storie. Dici magari i loro soprannomi, così siamo a posto. Soprannomi? Non ne hanno, diciamo. Non danno nessun indizio. No. Ok, allora ce li teniamo segreti, e perché i segreti sono la cosa migliore che abbiamo. Allora, ritorniamo a parlare un po' di te. Io volevo chiederti qualcosa anche riguardo i video, no? So che mi hai detto che comunque sei a stretto rapporto e contatto con un videomaker di Parma che tutti conosciamo, che è Buia. Tra l'altro, che comunque fa praticamente, adesso non lo so, ma più o meno il 90% dei video di tutti i rapper di Parma, perché è uno che spinge ed è molto bravo. Però tu, da quel che mi dicevi, avevi un ottimo rapporto con lui. E quello che volevo chiederti riguardo a questo, cioè, cosa, oltre al rapporto con lui, cosa ne pensi del video rispetto comunque alla musica? Cioè, quanta importanza ci dai? Io penso che comunque per portare un prodotto finale che venga bene deve stupire sia la canzone che il video. Quindi, come si è visto ultimamente, non solo le canzoni, non solo è arrivata la trap, si sono evolute le canzoni, ma si è evoluto anche il modo di fare i video. Ci sono tutti quegli effetti animati, tutte le nuove cose. E, secondo me, un buon videomaker deve comunque saper rispettare, saper stare nell'età in cui siamo, e deve evolversi anche lui. Sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Voi ragazzi cosa ne pensate? Giustissimo. Volete fare qualche domanda qui al nostro ospite, o siete ancora con la prima inserita? Mettiamo la seconda. No, io ne ho una. Vai, falla pure. Allora, Skandar, dici, quali sono le tue influenze? Cosa ascolti? Ti piace il rap americano, il rap francese? Ascolti l'italiano? Tutto. Cioè, io ascolto da Marco Mengoni a... Bella per Marco Mengoni. Ascolto tutto. Ok. E quindi abbiamo capito che non ti piace solo l'hip hop, ascolti proprio tutti i generi musicali. Sì, proprio perché secondo me in ogni genere musicale c'è quello che porta sempre qualcosa di nuovo, e quello che comunque si attiene a rimanere sempre negli anni 90, nel 2000, comunque non si evolve. E in ogni genere ci sono quegli artisti che spaccano, come Shiva nella trap, come può essere, non so, Marco Mengoni ultimamente nel suo. E mi piace variare, mi piace cambiare. Comunque sono contento, perché io, per dirti più o meno, tipo, tu adesso che classe fai più o meno? In terza superiore. Sei in terza superiore, in terza superiore, tipo io. Porca miseria. Solo rap. Sì, solo, cioè, rap, nel senso. Non portiamo con nessuno. Sentivo proprio qualsiasi tipo di canzone, e se non era rap, proprio non l'ascoltavo. Quindi, esatto. Quindi sono contento che comunque già a quell'età, cioè, hai già una visione abbastanza ampia, e questo ti aiuterà sicuramente anche nella tua carriera, o comunque nella vita in generale, perché avere. Cioè, mi sono accorto dopo che avere la visione più ampia delle cose ti aiuta anche a farle meglio. Non so se siete d'accordo con me. Vero. E tra l'altro, parlando di visioni ampie, di quando noi eravamo in terza superiore, fumavamo i lotti dietro al ciccio. Là eravamo forti. Là eravamo molto forti.
E adesso tra un po' cacciamo un singolo di un artista che è uscito qualche giorno fa, che quando noi eravamo, cioè la nostra mia età, 95, che quando eravamo più piccolini ha cacciato una bomba della bomba che si chiama Sulla linea del limite. Non so, per i più appassionati all'ascolto, stiamo parlando di un pezzo incredibile. Tra l'altro la 02, che era composta da Jaime, e lo riveliamo adesso, Lazza e Master Eyes, erano venuti al Down Under a fare una serata. E l'ho già detto mille volte che deve una paglia scema. Quindi Lazza, se ci stai ascoltando, ricordati che devi una paglia sceva. E io lo ripeterò sempre per tutta la vita. Comunque, quella volta lì mandavano un pezzo che faceva sulla linea del limite, superata la riva, si arrivava alle rapide, bellissimo. Ecco. Poi ha avuto. C'era la bionda più bella del mondo. Nel video, sì. C'era una bionda fighissima. Skandar, te cosa ne pensi della bionda nel video? Oh, fantastico. Grande, ok, giusto. Allora, cosa ne ecco, voglio chiederti, cosa ne pensi di Jaime prima di mandare il suo pezzo? Jaime, secondo me, ultimamente con Andri ha trovato. È riuscito ad arrivare al top perché. Jaime non è Jaime senza Andri, perché la sua musica comunque è collegata alle sue basi, e quello che fa ora lo fa grazie a lui, perché io lo sentivo da prima, da quando andava in America a farsi i suoi video, e non aveva ancora questo produttore qua, e insieme stanno creando un prodotto unico, secondo me. Anche secondo me è stata un po' come, tipo, adesso non so se ti piace o non ti piace, comunque Sfera e Charlie Charles, non sì, so come esatto, dirti esatto. Cioè Andri e Jaime hanno comunque un'alchimia che esatto. Come magari come può averci la Vegas Jones con Boston George. È una cosa che già adesso sempre di più sta venendo fuori. Eh sì, l'alchimia tra produttore esatto. e artista. Soprattutto in Italia è una cosa che sta venendo fuori. E parleremo dopo, tra l'altro, di produttori, perché c'è una cosa da dirci su Andri the Hitmaker, tra l'altro. E poi dopo parleremo anche dei tuoi produttori, chi ti produce. E intanto mandiamo questa, io direi di mandarla, è Ricco di Jaime Fit Vegas Jones, produzione Andri the Hitmaker. Ricco, Jaime, Andri the Hitmaker e Vegas Jones in questa canzone che a me veramente fa impazzire. A Ricky un po' meno, e vorrei sapere da Ricky come mai non gli fa impazzire, diciamo. Sai, quelle cose proprio primo ascolto non mi piace. Però secondo me le canzoni bisogna sempre ascoltarle almeno tre volte, sei d'accordo? Questa era la terza e continuo con la mia idea. Va bene. A proposito, ne parlavamo prima della canzone, a proposito di produttori e di Andri the Hitmaker, mi hai scritto che comunque hai avuto in qualche modo a che fare con lui, quindi spiegalo meglio, con calma, con tranquillità ai microfoni, e spiegaci un po', diciamo, dai. Che ci siamo sentiti, stiamo parlando di 2 o 3 anni fa, quando ancora non lavorava con Jaime. Ok. E stavamo parlando, ci stavamo organizzando per mi stavo io per presentare in studio a fare qualche pezzo, solamente che poi non ho avuto la possibilità, perché lui comunque a Milano, io ho l'età che ho, non ho la macchina, e ho avuto delle difficoltà perché comunque non posso avere della gente che sta 24 ore su 24 ai miei capricci, quindi è portami chiaro. A Milano, portami. È normale. Mi sono arrangiato da solo, siamo rimasti un po' in contatto per delle basi, per dei lavori così, solamente che io dopo ho cambiato idea perché mi sono trovato bene con il mio produttore e voglio continuare con lui perché secondo me non ha niente di meno. Ok. Oltre che la fama non ha niente di meno. Esatto. Belle parole. E appunto, visto che ti sei auto, diciamo, fatto la domanda che volevo farti io, parlaci appunto del tuo produttore, di chi stiamo parlando, chi è. Fagli un po' di promo, visto che la fama è l'unica cosa che gli manca. Stiamo parlando di Buzo Gems. Yes. Ci siamo conosciuti in un modo un po' strano, diciamo, perché io ero a Parma che stavo facendo 12 anni un concerto, lì cantavo. È arrivato un signore, mi ha dato un numero, mi ha detto: tu spacchi, vai da questo ragazzo qua. Allora sono andato dopo un mesetto, due, ho fatto la mia prima canzone, ci siamo conosciuti. Lui aveva ancora un piccolo studio. Abbiamo parlato, mi ha raccontato tutto della sua vita. E, oltre che a crescere, mi è cresciuto tantissimo. Lui sta portando degli artisti
veramente in alto. Ok, ok. Ma sbaglio, o Buso non è lo stesso che collabora anche con Mike Lennon? Esatto, okay, lui... Sì. Ok, è sempre lui, è sempre lui. È lui. Diciamo che lui è il punto di riferimento per quanto riguarda magari Parma, esatto. Per quanto riguarda, diciamo, registrazione di pezzi, master e tutta quella parte lì anche di produzione. Esatto. Infatti, bella per lui. E diciamo che comunque, anche se, cioè, gli manca la fama, però, cioè, nel suo comunque è abbastanza famoso, come dire. Sì, nel suo sta spaccando nel di suo brutto. Sta spaccando di brutto, perché per dirti, io non ho mai avuto a che fare con lui, però lo conosco per sentito dire, per nome, quindi comunque è già tanto, esatto, quindi trombette. E voi ragazzi, volete soltanto continuare a bere o volete partecipare? Risposta? Dai, Winston. Partecipo. Ok. Te, Lori? Io sì, avevo qualche domanda. Dai, vuoi fare... Vuoi fare... Ma più che altro, vai. Ho visto nei suoi video anche la presenza di tuo fratello, Aladdin. Sì. E no, volevo sapere se anche lui ha questa voglia come te di produrre musica, cioè produrre, di fare rap. Sì, vuole portare avanti te, com'è? No, lui c'ha un percorso adesso, lui che è molto potente, cioè... Io non mi posso giudicare, però posso dire che lui sta facendo cose ancora più forti di me. Ultimamente ci siamo un po' separati, okay. Dopo l'ultimo video, sì. Quello fatto con Peter, e lui non se ne rende nemmeno conto delle cose che sta facendo, però sta facendo delle... Perché lui non cioè non so nemmeno io come fa lui andare lì a creare. Crea al momento, cioè lui non si immagina le cose, scrive magari un testo che non so come gli viene, poi lo crea lì al momento, il ritmo, tutto. E questo lo sta facendo, gli sta facendo venire dei prodotti veramente belli. Ok. Io direi che il ragazzo ha parlato fin troppo. Io lo inizierei a far parlare come lui sa fare, diciamo, come meglio, o no, sei d'accordo con me? Sono d'accordo, premetto solo che è da tanto che non faccio freestyle, però... Ma a noi non interessa tanto la qualità, cioè interessa comunque uno che a prescindere c'ha le palle e si butta. Bene o male a noi non interessa. Quindi noi ti lasciamo sfogare e... La senti forte la base? Sì. Ok, quando vuoi. Oh, ok, yeah. E senti come rappo frate, sì, a radio etilica. Sono venuto qua, non ho manco una critica. Me la vivo tranqui, sto vivendo a GTA. Vieni ska, senti come rappa ska. Sto spiccando Parma, frate calma. Faccio questi soldi e li porto alla mamma. Stanca mi ha detto farai tutto. Sì che farò brutto, mio figlio farà pulto. Scusa mamma, ehi. Mami, ma che dramma, la pula a casa, mi chiama la mamma, dai torna a casa, dimmi cosa ho fatto, non ho niente testa, scusa se ho ritratto questa festa, scusa se vengo, scusa se spengo, ogni sentimento lo faccio perché me ne intendo, ok, che spacco no segreto, sono venuto in radio, guarda come spacco a Noceto, ok, e senti come spacco l'ho fatto, sto rappando bene, mica sono uno zarro, sto rappando bene, vengono da Milano, sì. Ci con la mano, sì, fra Chicago. Ok, da Parma tranchi sciallo. Sì, lo faccio frate calmo, nessuno mi ha mai cambiato. Non voglio questi soldi, plato plomo come Narcos. Non voglio questi soldi, sto spaccando come Pablo. Ok, e mami dice cambierò, no. Non faccio i soldi per lo show, bro. E voglio una valigia e milioni. Sto rappando con i migliori. Wow, migliori. Wow. Migliori, ehi, sono 2001 e vi apro tutti. Ho 1000 fratelli, fra non fate i furbi. Siete solo che non vi date pugni. Siete barzellette, no, non fate i bulli. Raga, cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire, raga? Wow. Io sono contento di aver registrato qui su Radio Etilica questa strofa, perché raga, te la prendiamo e fanculo, la vendiamo e non ti diamo neanche un euro. No, scherzo, comunque bella bro, secondo me, guarda, tu hai detto che non eri che non eri molto allenato, ma allora vorrei sapere da allenato che cazzo combini, quindi
Bella per te, bella, grazie, per te. Grazie. Raga, voglio commenti. Beh, commenti. Incredibile. Commenti. Io l'ho ascoltata senza base, era già incredibile. L'unica cosa, però, che non mi è piaciuta è che hai detto: non sono uno zarro. Fra, io mi sento zarro, quindi mi hai quasi offeso. Hai capito? Hai quasi offeso, però vabbè, te lo perdoniamo perché sei stato bravo. Allora, raga, forte, bellissimo. Io voglio. Allora, devi sapere che anche Ricky, comunque, nel tempo libero, non è un professionista, ma comunque nel tempo libero produce basi, fa cose del genere. Quindi vorrei un parere tuo tecnico, cioè, nel senso, cosa ne pensi di questo ragazzo, di questo freestyle? Raga, poi lo vedrete anche su YouTube, ma adesso qua in diretta non c'era Fogli, non c'era niente, o se no stava facendo sotto al banco, come a scuola. Ok, allora ci fidiamo. Dici qualcosa a te, Ricky. Boh, cazzo, ho detto che non era allenato, non ha sbagliato niente, è sempre stato dentro i quattro quarti, incastri su incastri, ha cambiato, spezzava le parole. Fortissimo, grazie, bravissimo. Bro, grazie mille. C'è da dire altro? C'è veramente da dire altro? Non so, Lori, te vuoi dire qualcosa riguardo? Assolutamente. No, incredibile. Allora io... questo silenzio è bene, perché noi parliamo sempre in studio, ma è sempre bello stare zitti. Esatto. Perché non c'è un cazzo da dire. Esatto, bravo. Esatto. Io, raga, allora a questo punto manderei la hit con tuo fratello che avete fatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Quando è stata fatta? Quando avete girato il video? Qualcosa, quando è uscita? Aggiorna tutte le persone che ci ascoltano. L'abbiamo fatta circa un annetto fa. Ok. E... questa qui l'abbiamo fatta con Buia. Okay. Siamo messi lì in studio, abbiamo detto dobbiamo creare qualcosa di nuovo. La base originale prodotta da un grande produttore che si chiama Zeno, amico di, okay, di Buso. Siamo andati a Milano, ci siamo presi la roba, abbiamo preso tutto, siamo andati a Milano, abbiamo cercato di fare qualcosa che spacca e nel nostro piccolo l'abbiamo fatto. Ok, allora ragazzi, direi che comunque anche con le presentazioni non è male. Un futuro da commerciale, nel commerciale ce l'hai per vendere della roba sicuramente. E io allora direi di mandarla. Questa è Ala e Ska Arabi. Ehi, 16:46 qui su Radio Tilica, e questo era Ala per Skandar Arabi. Cosa ne pensate, raga? Io l'avevo già sentita e c'eravamo... Voi l'avete sentita, Gigi? Sì, io l'avevo già sentita un mesetto fa, forse. Ok, cosa ne pensi? Bella, grazie. Cosa ne pensi te, Gigi? No, sai che soprattutto anche il ritornello così, arabi, lo godo molto. Ci sta. Sì, è un po' nelle tue corde. No, ci sta, sì. Vai. È vero, un po' nelle mie corde. Sì, un po' il ritornello con la stessa parola è un po' nelle tue corde. Ci sta, godo molto. Allora, adesso per... Oh. Visto che... Lori, cosa... Allora, visto che siamo... Siamo comunque un programma che ogni settimana informa, diciamo, i nostri radioascoltatori e chi ci guarda su YouTube o su Instagram. Parliamo di lui. L'abbiamo aspettato tanto e finalmente siamo qua, è finalmente uscito. Stiamo parlando di Massimo Pericolo. Conosci, sì, Massimo Pericolo, fra? No? Fra, malissimo. Qua non ci siamo. Allora, ti spiego, è un ragazzo che è uscito da pochissimo, e prodotto da Crookers, cioè, quindi super produzioni dietro. È veramente uno, è cattivo, sì, ma sì, introspettivo, e secondo me a te può piacere tanto, perché... È completamente controcorrente, cioè non usa magari autotune, cose del genere. Tra l'altro, sul primo pezzo che è uscito, 7 milioni, cioè primo pezzo uscito, diciamo, a livello, era appunto 7 miliardi, sì. Ed era un pezzo senza autotune. Quando dopo è a casa, magari adesso, certo, mentre mettiamo queste bombe, ti facciamo vedere. Anzi, io 7 miliardi la metterei. Vuoi mettere 7 miliardi? L'abbiamo messa anche settimana scorsa. Cazzo, la rimetterei. Cazzo, ce ne frega. Io vorrei anche. Problema? No, vabbè, non c'è nessun problema. Io avrei voluto. Comunque, poi io adesso te la faccio sentire da qui. Purtroppo non c'è il video, ma vai a casa dopo su, certo, YouTube, guardati 7 miliardi, perché, certo, è un video forte, molto il forte. Il più bello che abbia visto negli ultimi anni. E poi bello crudo come piace a noi, perché tipo a me, e credo di parlare anche a suo nome, poi non so per gli altri due ragazzi, tipo a me piace un po' tipo quel rap che si è fermato tipo ai Club Dogo, non so come, sì, dirti, capito? Sì. Cioè...
rime crude. A me l'autotune mi piace, ma ogni tanto mi stona. Poi è chiaro, se fai una bella melodia è un altro discorso. Però io sono sempre per le rime. Cioè, penso di parlare anche tu un'ora. Sì, giusto. Poi... Te cosa ne pensi a riguardo? Cioè, comunque ho visto che anche voi l'autotune lo utilizzate, no? Sì, però... Però comunque c'è, cioè, nel senso... Cioè, già dimostrato che non hai bisogno solo dell'autotune, sì, anche in freestyle. Però voglio sapere cosa ne pensi, non magari proprio specifico nella tua musica, ma anche proprio... In generale, proprio nel contesto musica rap, l'autotune, non autotune, come usarlo, come non usarlo? Io penso che l'autotune sia un accessorio e se viene troppo usato dopo può dar fastidio. Cioè, io non... c'è la trap, eccetera, ma per esempio io quando mi stanco ad ascoltarmi i primi pezzi di Mischilla. Grandissimo, campione. E io voglio dire una cosa a riguardo, che appunto Massimo Pericolo è molto simile a Mischilla tipo del 2009, no? Sei d'accordo con me? Sì, Massimo Pericolo è Mischilla del 2009, solo che c'è l'808 e al posto dell'autotune usano un riverbero e lo sgranano. Sì, bellissimo. Sì, sì. Bellissimo. Finisci pure il tuo discorso che stai dicendo sull'autotune e tutto. E quindi penso che ci può stare, ma molti lo usano, sono stonato, poi voglio fare anch'io musica, uso l'autotune, inizio a fare rap anch'io, ma non è così. Cioè, l'autotune viene usato per creare della roba nuova che deve piacere, ma comunque devi saper cantare per usare l'autotune. Certo. Non usi l'autotune per fare il cantante. Esatto. Sono completamente d'accordo, soprattutto quando Benissimo. Hai detto che è un accessorio. E anche io e te ne abbiamo discusso spesso, autotune non autotune, e mi sembra che più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda, no? Te, Gigi, invece, che lo godi l'autotune, cosa ci dici a riguardo? Ma dipende. Te useresti, pare che ti servirebbe l'autotune anche qua in radio, perché... Oh, testa è buona. Testa è buona. Nella vita gli servirebbe. Non è perché è qua fuori. Testa gli servirebbe. Guarda, io uno che vita i tubi non ci parlo. Dai. No, comunque, beh, autotune è una moda che adesso sta passando, comunque. Perché. Ma secondo me sta passando l'uso eccessivo. Esatto. Non tanto l'uso dell'autotune. Tanti si stanno rendendo conto che comunque. Io sono convinto che nel rap non serve avere la voce bella. Nel rap fanculo la voce bella. Nel rap, anche se hai una voce di merda, ma sai comunque cavartela e stare sulla base, tutto, te sei a posto. Esempio Rick Ross. Esatto, cioè, ma non solo lui, ce ne sono tanti. Travis Scott, ragazzi. Uno dei più stonati che possa esistere. Vero. Ma ad esempio, scherzando, Ugo Borghetti. Ugo Borghetti, te sai chi è, te lo vado a sentire. Sì, va bene. In ansia di... Non vorrei neanche parlarne, però va bene. Però vabbè, prendiamo quell'esempio. Ma Ugo Borghetti, ad esempio, in Massimo Pericolo, in ansia con lui... È un'altra roba, perché non si, a tempo è una roba complicata, Ugo Borghetti. Però anche nel suo ci becca, comunque, in ansia. Cioè, io lo godo. Io non lo godo perché mi sembra cicoria. Esatto, e quindi, sembra molto cicoria. No, infatti è uguale a cicoria. Tantissimo. È cicoria solo. Però nel suo ci becca, cioè almeno in ansia ci becca. Cioè, io nel rap sono convinto che non serve la voce bella. Potremmo parlare di 7 miliardi di questioni su autotune o non autotune. Però no, facciamo parlare la musica. Massimo Pericolo, 7 miliardi. Voglio solo una vita decente. Qui su Radio Tilica sono le 16:55, mancano 5 minuti alle 5, ma abbiamo ancora 20 minuti insieme al nostro ospite, perché purtroppo, lo voglio dire, mi assumo la responsabilità, ho sbagliato io oggi e purtroppo non saremmo riusciti a fare la trasmissione senza una micro SD che ovviamente ho scordato a casa. Giuseppe, non ti preoccupare. Giuseppe ha risaputo che voi del sud siete un po' così. Lo so, purtroppo la discriminazione è all'ordine del giorno e dobbiamo abituarci. Purtroppo l'ignoranza non finirà mai. Io direi, adesso che mancano 20 minuti, abbiamo ancora da fare cose importanti. Cioè, far parlare ancora Skandar, cioè parlare significa, quando io dico far parlare Skandar, non parlare all'intervista, no? Che sembra, no? Si sta rompendo un po' i coglioni, continuate a parlare di te. Oh, raga, fatemi dire qualcosa su delle barre. Tu cosa dici, Ricky? Facciamolo parlare allora. Lo facciamo parlare. Ti chiediamo scusa se non ti abbiamo fatto parlare prima. No, non ti abbiamo fatto parlare troppo. Questa base qua fa impazzire tutti quanti, ragazzi. Appena la sentono iniziano a muoversi tutti.
Quindi io tra poco la mando, tra pochissimo, se ce l'ho o non ce l'ho. Ce l'ho invece, eccola. La mandiamo. E qui abbiamo Skandar. Facci sognare, Skandar. Non sai, yeah. Tatiana. Yeah. Oh. Wow. Yeah. Guarda baby baby, dai usciamo insieme. Guarda baby baby se le muove bene. Usciamo tipo tutte le sere. No candele. Baby cosa vuoi da me? Ma vedi, credi che io vengo da te. Vedi non ci credi, faccio rap, sì senti non menti, faccio roba per la mia gente. Wow, ogni delinquente che mente. Wow. Sto a casa queste sere, sto a casa a bere, sto ma non sono gagali, ok? Sto sì a casa a fidare, ok? No, non capisci nanari, ok? Sto facendo affari, ok? Yeah. Boston, Tatiana, senti come rappano Ferrari per la strada. Senti come Shiva, chiedi come ti va. Siamo in 10 frati in comitiva, wow. Senti come rappo, frate no non cambio, ma per niente al mondo vengo qua che spacco. Senti come faccio rap e sfondo, wow. Bro ma che parli tanto, wow. Bro non hai fatto un cazzo, wow. Bro si tu parli tanto, ehi, bro non hai fatto un fatto. Wow, e questo era Skandar qui freestyle su Radio Etilica. Cosa dire, raga? Oh, Lori, dici qualcosa, che oggi sei stato poco ai microfoni. No, purtroppo ero dietro le quinte oggi, più per il fatto di registrazioni belle varie. Meno male che c'era lui, raga, meno male che c'era. Ho salvato lui. La puntata. No, davvero, ma prossima settimana non deve venire lui Luzi Verte, quindi c'è col orario di Atlanta. Sì, no, chiamarlo. Esatto, sì, a proporre il suo nuovo single, sì. Cioè, nuovo, non, sì. Beh, dopo ne parleremo. Io Reggio voglio capire perché continui a dire single. Va bene, dai. Allora, meno male che siamo, sì, che siamo su Radio Etilica, e meno male che al posto di Gigi, che deve sempre puntualizzare tutto, abbiamo Skandar che parla poco. Anzi, ti invito a venire al posto di Gigi a fare radio, così almeno parli quando c'è da parlare. Quindi basta. Trombette per Skandar, bella Skandar. Comunque non vanno le trombette, raga. Comunque Giuseppe è bellissimo, io te a radio ci odiamo, fuori ci amiamo. Beh sì, è così la vita. Cerchiamo di creare. Cerchiamo di creare sempre un po' di polemica anche qui sulla Vitilica. Mettiti un tubo. Mettiti un tubo in bocca. Aspetta. Era da un po' che non faccio polemica, posso dire? Vai. Sempre vaffanculo Gallagher. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di aspetta, a proposito, cosa ne pensi di hai seguito la faccenda tipo Gallagher, Traffic, conosci più o meno, sai chi sono? Sì, ma diciamo che secondo me sarebbero più adatti a fare commedie, film, queste cose qua. Sì, sono d'accordo. Non è musica quello. Sono d'accordo. Allora, adesso, visto che manca comunque un quarto d'ora, e dopo mettiamo un'altra bomba che la famiglia qua ci ha dato, e vorrei sapere cose. Entriamo in una nuova rubrica, Skandar consiglia. Allora, Skandar consiglia, e vogliamo tre artisti, diciamo in questo periodo, che ti influenzano di più a livello musicale, italiani. Sì, cioè tre nomi che dici, guarda, io in questo, magari non sono i tuoi idoli, però dici in questo periodo questi tre o questi cinque, cazzo ne so, vedi te, mi fanno impazzire, prendo loro come esempio, cose così. Il primo, come ho detto prima, allora prima stavo parlando, ho detto che mi ascolto molto a volte la musica di Mischilla. Ok. Quella, ultimamente mi sto ascoltando tantissimo della sua musica uscita all'inizio, anche senza video, e lui secondo me è uno degli artisti migliori in Italia, perché è uno dei primi che ha portato, non uno dei primi che ha portato il rap, ma ha portato il vero rap, nel senso flow vero. Sono d'accordo. Io sono cresciuto e ho conosciuto il rap intorno al 2009, ed era appena uscito Brucia Ancora dei Club Dogo, e Mischilla aveva fatto Keta Music, e Fedez aveva fatto Bicipiti Mixtape, e adesso siamo veramente lontani da quella roba, ma raga, torneremo, non siamo mai morti, torneremo e torneremo sempre più forti di prima. Ok, e Mischilla?
Secondo che consiglio è Mike Lennon, perché... Ah, dai, spiegacela. Qua c'è un giro di soldi, eh. Sì, secondo me il tuo produttore ti sta dicendo bello, eh. No, no, vai, vai. Ti faccio i miei complimenti perché io lo sentivo da prima, dai pezzi che facevi prima. Sì, sì. Completamente diversi dalla roba che fa adesso. E lui, come ho detto, bisogna salire, cioè per salire bisogna trovare qualcosa di nuovo. E lui ha trovato non solo qualcosa di nuovo, ma qualcosa di potentissimo che andasse al di fuori di tutto, perché questo non è solo trap. È un modo di vivere, un modo di parlare, esatto, un modo di comportarsi. Perché appunto per questo lui si è creato un personaggio, ma proprio che io l'ho conosciuto perché dovevamo fare una serata qua al The One Under, stavamo organizzando con un mio amico che lo conosce, e dovevamo fare tipo un suo concerto qui al The One Under, lo stavamo organizzando, poi è saltato tutto, vabbè, come al solito. Però io quando l'ho conosciuto... Non è assolutamente così nel suo privato, no? Sì. Cioè lui quando poi accende la videocamera diventa così, ed è un personaggio che sta facendo impazzire chiunque. Sì. Tra l'altro anche la Carlotta, la nostra fotografa, bella Totta, che è qua che ci fa le foto, anche lei ha iniziato a seguire Mike Lennon prima per le storie su Instagram, o sbaglio? Cioè lo conoscevi già? Lavoravo in muti con un mio amico. Ok. Però tu avevi visto le storie su Instagram. Cioè, ti era piaciuto il personaggio per le storie su Instagram. E quindi è stata quella roba lì che lui si è creato un sacco di pubblico tramite le storie su Instagram, facendo quel personaggio lì. Poi quello che dice è vero, perché tra l'altro ha lavorato in fabbrica e si svegliava presto la mattina. E poi tra l'altro lui aveva iniziato a collaborare con Maruego tempo fa. Poi dopo non so com'è finita, sono cose loro, non mi riguardano e non ci interessa fare gossip. Però poi dopo si è creato, diciamo, un altro personaggio ed è stato incredibile. Il terzo? Aspetta, fai finire, poi Gigi, terzo? È un artista che non è molto conosciuto. Ok, ci sta. Si chiama Young Shock. Ok. E, diciamo nell'etichetta dell'artista di cui ho portato la canzone prima, Jerry. Ok, che dopo metteremo. E lui sta portando delle canzoni nuove, anche lui sta portando uno stile nuovo, però più per il classico. Ok. Cioè, diciamo che è la wave di tutti i nuovi ragazzi. Ok, quindi ragazzi, chi ci sta ascoltando, prendete nota, questi sono i tre artisti. Gigi, cosa stavi dicendo al riguardo? Posso chiedere una cosa, magari te lo sai, Giuseppe. Vabbè, ma magari lo sa anche lui. Vabbè, perché non sapete più di me. Ma io ho sentito l'altro giorno che, ad esempio, una cosa così, che Mike Lennon ha fatto qualcosa con le Mischilla. Cosa ha fatto con le Mischilla? Ah, boh, non so. Te sei qualcosa? No, o c'è il segreto di Stato dal tuo produttore? Lo sappiamo. Lui secondo me è la classica persona che non sa niente. Io l'ho non sentito, visto nulla. Ma magari è una news che... No, non ne sapevo. Secondo me hai degli informatori molto, molto, molto bravi. Al giornale. Giornale addirittura. TV, incredibile. Allora, raga, abbiamo parlato troppo. Dopo ti chiederò quali sono i tre artisti internazionali. E mando questa bomba dei ragazzi, che si chiama Gas ed è Ala per Skanda. Yeah, hype. E questa è Radio Tilica, sono le 17:06, abbiamo appena ascoltato Gas. Te volevi dire qualcosa, Reggio, riguardo Gas? Vuoi dirlo? Assolutamente, ho visto che avete cantato sulla base di Rolling Peace. Godete Kodak Black? Sincera. Occhio a quello che dici. Sì. Occhio a quello che dici. Te stai buono. Sincero. Ho fatto questa canzone, non conoscevo nemmeno, proprio per il discorso che io non copio gli artisti. Ok. Quell'artista lì io non lo conoscevo neanche. Ok, non conoscevi quando Kodak ho preso Black. Questa canzone qua, ho preso, cioè me la sono fatta tutta lì da solo al momento in studio, perché noi stavamo facendo un'altra canzone e il nostro produttore ci ha detto provate a fare questa cosa qua su questa base. Siamo presi lì, abbiamo scritto in mezz'ora tutto e abbiamo provato a creare qualcosa di nuovo. E non abbiamo, cioè io me l'hanno detto dopo questa base qua. No, ma cioè io non volevo metterti in imbarazzo assolutamente. No, cioè no, era più una prova quello che volevate fare. Vi hanno detto in studio però. Provate su questa base e voi avete scritto e cantato, cioè non era assolutamente. Ma sai che forse, dico, secondo me è meglio, perché comunque non conoscendo l'artista, non conoscendo il flow che ha preso sulla base, puoi prendere, cioè
te puoi parti da zero, no? Sei, sei vergine su quella base. Sei condizionato, sei già sentito. Esatto. Prima. E quindi, non sei condizionato e scrivi proprio come, viene a te. Cioè, quindi... tipo, guarda Jamie Tyson quando ha fatto. Esatto. Se no, tutto diventerebbe un quello che vi consiglio. Cioè, tipo in scene di quella di Young Thug. Il flow è uguale, identico, cioè non c'è niente di diverso. Ok, adesso siamo qui a Skandar Consiglia parte 2 con tre artisti internazionali che ci consigli. Dura, eh? Imbarazzo da scelta. Sì. Non lo so, dici, vabbè, dici qualcosa. Sono artisti classici comunque. Chiaro, beh, ma ci sta, non c'è sempre bisogno. Dici, libero. Mi piace molto Ozuna, Anuel AA. Ok. Loro hanno un mondo loro. Proprio perché ho detto, io non ascolto solo rap, hip hop. Certo, certo. Spagnolo, reggaeton, stanno spaccando. Ma infatti la mia domanda era proprio rivolta a tutti i generi. Ne parlavi appunto prima, che hai una visione molto ampia della musica. Quindi sentiti libero. Non è perché adesso qua mandiamo rap, allora bisogna parlare solo di quello. Parliamo di musica, quindi libero. Il terzo è Eminem. Ah, ok. Qua adesso ne tiro fuori una, perché qua ci abbiamo quel ragazzo lì, lo vedi? Che non gli piace. Eminem non gli va giù. No, non ho detto che non mi piace. Ho detto che è un vecchio che gioca a fare il giovane. Bravo. Cosa vuol dire? Tre contro uno, eh? Smerdali un po', smerda un po' quel ragazzo. Vabbè, devo dire una cosa a suo favore. Vai. Paragono un attimo Eminem a Emiskilla, non per la bravura, ma certo, per dire. Emiskilla è arrivato a fare, proprio per la voglia di fare, continua a fare come la nuova generazione, trap, le sue cose, ha provato a fare delle cose simili allo spagnolo. E secondo me le ultime tracce che sta facendo fanno schifo, non rendono. Perché secondo me lui ha già dato quello che poteva dare. Ok. Dal rap ha fatto un pezzo con Capo Plaza, va bene, lì ci poteva stare, però basta. Cioè, non riesce più a portare qualcosa di nuovo. Lo stesso vale per l'altro artista, questo qua americano di cui stiamo parlando. Secondo me lui ha già dato tanto, 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 e ora deve lasciare spazio ad altri che stanno portando. Ok, Gigi, questo era il discorso che dicevi te? Ok, siamo riusciti dopo 3 mesi di radio a farcelo dire da un ospite, esatto. Quello che volevi dire te. Quindi va bene, ci sta. Ci sta, ma... Viene qua un ragazzo spiega... Le mie parafrasi devono essere... È mai riuscito Gigi a spiegarci questa roba? No, cioè, se Gigi... diceva sempre questa frase che io... Se Gigi ce l'avesse spiegato così, noi avremmo detto, ma sai che forse c'hai ragione? Invece no, lui non ce l'ha mai spiegato, quindi grazie se è venuto, oltre ad averci fatto il piacere di essere qua, ci ha fatto anche il piacere di spiegarci questa roba qui, perché Gigi purtroppo fa un po' fatica con l'italiano e fa lo stesso. Purtroppo è... te sei di Noceto, giusto? Sì. Hai amici di Medesano. Sì. Però lo sai che Noceto is better than Medesano. Sì. Ok. Perché questo ragazzo qua. Questo ragazzo qua viene da Medesano, capito? E quindi sai, lì a Mede è sempre un po' così. Cioè, le cose gli arrivano dopo. Però vabbè, ci accontentiamo di questo. Allora, abbiamo veramente l'ultimo quarto d'ora insieme. E io propongo, non io, io metto la musica, ma ci propone Skandar questo poco. Pezzo che ho ascoltato ed è... Vai te, scusami, introduci pure questo artista. Questo artista ha origini spagnole, se non mi sbaglio, sudamericane. Sudamericane, credo, sì. Sudamericane. Lui, anche lui sta portando delle... Questo pezzo qua, diciamo, è un'evoluzione di quello che stava facendo prima. E sta portando anche lui, per prima di tutto, la verità, perché parla solo della verità nei suoi pezzi. E sta portando il suo stile, è una cosa che ha creato lui. E comunque è bello sentire quando un artista porta le sue origini nelle canzoni, perché c'è sempre qualcosa di nuovo e scopre nuove cose. Beh, anche te e tuo fratello l'avete fatto portando... L'abbiamo fatto e lo stiamo ancora facendo. Esatto, si vede anche il titolo non era a caso della canzone Arabi. E lo conosci questo artista che ci proponi, o l'hai sentito? Cioè, lo conoscevo personalmente, vi sentite, avete scambiato qualche messaggio o è... Solo un rispetto a livello musicale? No, per lui rispetto, perché ho sentito tutto di lui, però personalmente non... Che anno è? Non lo Secondo sai? Secondo me ci avrà 19-20 anni. Ok. E allora ragazzi, che dire? Ce lo andiamo a ascoltare. Questo è Jerry ed Enemigos.
Okay, era Jerry qui, Enemigos. Raga, Ricky, ti ho visto molto carico durante la canzone, quindi sparami qualche commento a riguardo. No, lui lo sa fare, però stavamo parlando proprio con Scandra, che è un'unione tra Shiva e Achille Lauro di 2-3 dischi fa. Sì, ci assomiglia. Ci assomiglia, però il testo è scritto bene. Bene, molto bello. Non lo conoscevo, è stato bello scoprirlo. Ok, ragazzi, qui mancano 5 minuti alla fine di questa puntata. E prima comunque di tutti i saluti, io ci tenevo a ringraziarti. Grazie per essere passato. E prima però di andare via, io vorrei sapere cosa ci aspetta il futuro. Mi piace di più lasciare un po' di suspense, diciamo. Ok, però quindi non ci vuoi dire, ci solo che arriverà qualcosa prima o poi. Oltre al video che ormai, vabbè, conoscono tutti, il video che ho fatto con Peter, arriverà qualcosa di molto più forte. Ok. Fra circa 2 mesi. Ok, tu mi hai mandato, mentre ci siamo sentiti, un piccolo, diciamo, spoiler del video, giusto? Sì. Di che cosa si tratta, di questo punto di cui stavi parlando adesso? Si tratta, questo video qua, anche su questo video qua puntiamo tanto, però si tratta di... Noi dopo ogni video cerchiamo di aggiungere qualcosa, di raggiungere qualcosa di un po' più in alto, proprio per migliorare, per riuscire ad arrivare a un pubblico più ampio. E ormai questo video qua l'ho fatto 2 mesi fa circa, quindi sto già lavorando al prossimo e sto cercando di fare qualcosa per prendere un pubblico molto più ampio. Ok. E comunque, per chi ci sta guardando su YouTube, adesso mandiamo il video che vedrete. Io ho già visto ed è una bella mina, quindi adesso ve lo gustate. Sto tutto il giorno in giro ma non mangio. Mi godo questa vita, è uno sballo. Mi viene fretta e fame, non la fanno. Per chi invece è qui in diretta su Radio Tilica, sono le 17:18. Ormai siamo giunti al termine di questa trasmissione. Ragazzi, fate le ultime domande. Questo è l'ultimo momento per chiedere qualcosa a Scandal prima che ci costi 5.000 euro richiamarlo qui perché diventa troppo famoso. Quindi adesso che avete il momento di fargli domande, io non lo so, te Lori che hai parlato poco, vuoi dire qualcosa? No, io le mie domande che volevo fare le ho già fatte. Ok, va bene, allora niente, chiudiamo, ciao Raga, ciao. No, anzi, volevo, ma questa qua è una cosa più di roba di business, solo per te che hai un brand. Vai, ho visto in un tuo video, adesso non mi ricordo il quale, che c'è un tuo video, ho visto un video che c'è il borsello qua davanti, non so se l'hai notato. Sì. Ecco, e lui ne ha appena prodotto uno. Ah, va bene, su Radio Tilica non si possono fare sponsor, quindi questa la tagliamo. E lui è un suo brand, quindi se ti interessa contattalo, perché davvero mi farebbe piacere. Poi dopo al massimo ci teniamo aggiornati. Sentiamo, a riguardo. Per me non c'è nessun tipo di problema. Te Gigi, ti vedo molto carico, manda. Te studi ancora, giusto? Sì. Scuola ci vai, sì. Sì. Ma aspetta, studi? Studi o fai la seconda, sì. Ok, farà. Anch'io studiavo così. Beh, più o meno qua, secondo me, hai
hai quattro davanti. Invece lui studiava, quindi Pauli. No, nessuno qua, no, forse Ricky. Ricky qualcosa ha combinato a scuola. Qualcosa. Però punti a finirla la scuola, punto di domanda. Speri di no. Se non divento ricco prima, sì. Queste sono parole forti. E questa qui. Diventi ricco, fanculo tutto. Sì, fanculo tutto. Te, Ricky. Io non ho più domande, ti auguro il meglio perché grazie. È stata una bella oretta di chiacchierata. L'idea ho più soldi io. Grazie. L'idea è ferme. Esatto. Quindi, allora, io ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi, ovviamente, che sono qui. Grazie di tutto. Grazie Lori, che oggi purtroppo non aveva il microfono per sé, ma comunque ci ha dato una grossa mano. Poi ringrazio anche Gigi per aver detto 7 parole oggi, non 4. Basta. Quindi comunque si progredisce. Giuseppe. Ringrazio Carlotta che è venuta a farci le foto. Poi dopo, appena ce le avrai, le giro al nostro ospite. Mi raccomando, facci belli belli. A lui non ce n'è bisogno, a noi facci belli. Ringrazio Ricky. Grazie per essere passato. So che sei super impegnato, ma riesci sempre a dedicare del tempo a Radietica. E per quanto riguarda il nostro ospite, che dire, cioè, grazie di tutto. Grazie a voi. Ti ho conosciuto oggi, mi sembri, ti avevo già visto sull'autobus, tra l'altro, quando beccavo il 23 con la tua cricca che fate casino, vi ho sgamato. Però vabbè, a parte questo, ti vedo comunque un ragazzo con la testa sulle spalle. Mi raccomando, l'unica cosa che posso dirti, oltre che comunque hai le idee ben chiare, continua così, sempre con la mentalità super aperta, e spacca tutto, perché secondo me hai le caratteristiche, soprattutto anche mentali, che sono quelle fondamentali per arrivarci in fondo. Quindi mi raccomando, sempre mentalità aperta e spacca tutto, perché ce la puoi fare, fra. Grazie mille. E prossima grazie. Volta se mi chiedi 5.000 euro per un'intervista, fanculo, eh. Ok? Grazie. Vuoi dire qualcosa? No, vi ringrazio, mi ha fatto molto piacere. Sono trovato bene. Ok, dai. Allora, raga, vi ringraziamo per averci ascoltato. Qui è Radio Etilica, sono le 17.22. Abbiamo fatto un'oretta di chiacchiere insieme ai nostri amici, ci siamo divertiti. Grazie a tutti e chiudiamo con questa bomba consigliata da Lori Tech. Ciao, raga, è stato bellissimo anche per oggi. Ciao, Scandal, buona fortuna. Bello, grazie, ciao. Fly.